E non è che è sempre il Real Madrid, ragazzi, non è sempre il Real Madrid. Zappa Zappa è un punticino solo da Cagliari. Oh, Milan, che è questo? Il Milan è questo, sarà questo. Ti fa belle cose là davanti, balla in difesa. Perché essere dominanti, questo calcio in Italia, neanche Sacchi vinceva tanto i campionati in Italia, perché puoi vincere in Europa, forse, ma in Italia si gioca diversamente. In Italia quando gli dai spazio agli allenatori italiani, quello se lo prendono. Non è che ti dicono, no, ma sai, facciamo a chi è più forte. No, quelli si infilano e si prendono gli spazi che si devono prendere. È un problema per il Milan questo. Certo. In miglioramento sicuramente, più in fiducia, però alla fine la coperta è quella, hai solo due giocatori di centrocampo, quindi gli altri l'abbiamo visto tante volte col Parma, l'abbiamo visto con la Lazio, l'abbiamo visto, ma tantissime volte gli altri riescono a fare contropiedi veloci perché tu non hai gli uomini per bloccarli, anche perché tieni le tue ali, diciamo i tuoi terzini troppo alti. Oggi Theo Hernandez praticamente in difesa non ha fatto nulla, non è riuscito a fare nulla. Leao si è svegliato, e questo per il Milan è un bene, assolutamente è un bene, però tutto sommato questa partita non è una legnata sui denti, questo no, ma neanche una bellezza, una passeggiata. Cioè, ti dice che questo è il tuo limite, di arrivare a Cagliari e prendere tre gol dal Cagliari. Tecnicamente ne hai presi 5 gol dal Cagliari, c'era il fuorigioco, lo so anch'io, però per un allenatore tu ne hai preso 5 di gol a Cagliari. Cioè, capito? È pesantuccia come situazione, significa che la difesa non la riesce a registrare, la difesa non la riesce a mettere a posto, ma soprattutto il centrocampo. Infatti, se aspetta un po' Bennacer, ma anche Bennacer non è quella, hai quattro giocatori là davanti. Cioè, tu avevi Chukwueze, Leao, Reinders, Camarda là davanti, quattro giocatori sono tanti. Se ci pensate, le altre squadre, Vlahovic di solito è l'unico. E invece il Milan ne ha 4, quindi la Juventus ne ha 1, il Milan ne ha 4, l'Inter là davanti ti tiene qualche volta Lautaro e Thuram 2, cioè il Milan 4. È chiaro che gli altri hanno le praterie e i tuoi difensori fanno sempre una figura un po' così. Oltretutto, ha preso 5 gol, va bene, lo so anch'io, era fuori gioco, ma quante parate ha fatto Maignan? Non può andare così, un intero campionato non ti può andare bene così. Le scivoli, ci saranno partite in cui scivolerai, ci saranno partite in cui magari sei un po' più fortunato, allora la porti a casa, ma siamo lì, siamo a livello di difficoltà bella forte, cioè tenere un passo di un campionato 30, 38 partite pensando di essere sempre dominanti, perché attenzione, stiamo parlando del Milan, cioè il Milan deve fare una squadra per vincere il campionato. Lo so anch'io che l'Inter ha qualche anno di vantaggio, almeno un anno di vantaggio relativamente, perché se ci pensate, l'Inter vince il campionato con Conte, ma dopo c'è la vittoria del campionato del Milan, quindi in teoria era il Milan a essere un po' in vantaggio. E non è stato così. L'anno scorso l'Inter è stato migliore, il Milan è stato secondo, distaccato di tanti punti, però era lì. Ma questo Milan così, il distacco dall'Inter sembra forte, ma anche quello dal Napoli. Infatti perdi 2-0 col Napoli. Perché? Perché il Napoli, con tutto il rispetto, non è il Cagliari. Dice, hai vinto con Real Madrid, ma il Real Madrid sappiamo la situazione qual è. E ripeto, in Europa questo atteggiamento può pagare. In Europa questo atteggiamento può pagare, in Italia no. In Italia no, non è, no, il nostro gioco, quello della Serie A, è un gioco antipatico, è un gioco antipatico. Infatti, gli stranieri, non è che noi stranieri ne vincono tanti di scudetti, pensateci un po'. L'ultimo l'ha vinto Inzaghi, italiano. Prima c'era stato Spalletti, italiano. Pioli, italiano. Conte, italiano. Prima di lui c'è stato Sarri, italiano, prima di lui c'è stato Allegri, italiano, capite? Anzi, Pirlo, no, Pirlo non l'aveva vinto perché l'ha vinto Colli, c'è stato Allegri, 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 Conte, Conte, cioè non so da quanti anni che uno straniero non vince qualcosa in Italia. E questo è il motivo.
È la scuola italiana che comincia anche a essere un po' diversa, perché ho letto anche bei articoli che parlano di Maresca, di Farioli, anche di De Zerbi, stiamo portando, diciamo, un gioco nuovo sicuramente, però sotto sotto, dentro dentro, il cuore, è quello lì, l'impari questo tipo di gioco, lo impari da ragazzino. E infatti a me la Fonseca fa simpatia, sta prendendo in mano la squadra, ma è proprio il concetto di Milan dominante che non va. Ma non per il Milan, non c'è squadra dominante. Io vedo Conte, vedo Inzaghi, sono molto attenti alla fase difensiva. L'Inter, se ci pensate, a me non è piaciuto con l'Arsenal, l'ho detto, ho fatto il video, però ho detto anche, però i punti a casa li porta, cioè a Pagnotta a casa come se la porta? E questo è importante, ma come la sta portando? Con la difesa. Con la difesa la sta portando a 10 punti l'Inter, il Milan ne ha 6. Perché hai preso la botta di vittoria bellissima a Madrid con Real Madrid, ci sta, assolutamente ci sta, però hai preso anche due scoracciate in giro, perché anche lì non ti va bene se c'hai proprio tutto il vento in poppa. Giocatori che non mi sono piaciuti, Fofana, insomma, qualcosa l'ha sbagliata, qualcosa qua e quella, ma secondo me è peggiore in campo i due terzini. Sia Emerson Royale sia Theo Hernandez. Theo Hernandez prima era più forte, non lo so, mi piaceva molto più negli anni passati. Ultimamente devo dire che non è il Theo Hernandez che mi ruba gli occhi. Sempre forte, forse, devo dire forse. È un po' così, un Milan che mi lascia molto perplesso. Dopo lunedì faremo appunto sul campionato e quindi ne parleremo lunedì meglio. Sapete, di mattina lunedì noi facciamo il punto sul campionato, già alle 9, 9 e mezza, cappuccino, brioche e si parla di tutte le squadre. Ci sarà dopo la sosta, tutto quello che volete, però sarò più attento ovviamente e con più numeri alla mano per parlare appunto del campionato del Milan. Posso fare una piccola, diciamo, piccola premessa adesso su questo campionato del Milan, tutto sommato quello che ci aspettavamo un po' tutti, diciamo la verità, qualche brillantezza qua e là, però difficoltà, anzi io mi aspettavo un po' più di difficoltà, tutto sommato sta girando. Pareggio giusto di questa partita, il Cagliari ha fatto tanto, ma perché il Milan ti lascerà sempre fare tanto. Ti lascerà sempre fare tanto. Attenzione, il Milan vince il derby non con questo schema, ha uno schema ancora più offensivo, quello che ha messo in difficoltà dopo il derby, è sempre il derby, sapete. Ma questo schema, a me, questo 4-2-3-1, mi convince poco. Ma chiunque lo faccia, non solo per il Milan, qualunque sia la squadra che fa questo tipo di schema, a me non mi ha mai convinto. Io sono più per i 3-5-2, 4-4-2, 4-5-1, fate un po' voi, perché alla fine il cuore diciamo del gioco è il centrocampo, e quando tu lasci solo due giocatori a centrocampo avrai sempre problemi, perché gli altri correranno sempre, te ne arriveranno 2, 3, 4 e non riesci a seguirli, come fai? Perché dovrebbero ritornare le ali velocemente. Comunque questa è la storia del Milan. Ragazzi, alla prossima, mi raccomando, questo è il canale YouTube calcio più bello d'Italia, d'Europa e del mondo. Iscrizione, iscrizione, iscrizione. Alla prossima, ciao a tutti, ciao ciao.